La maschera non è più la donna brutta, vecchia, sdentata, che proprio attraverso il libro del comando rovescia i carri, fa in modo che la macchina per battere il grano rimanga ferma, immobile, si impianti da qualche parte e comanda a bacchetta le condizioni meteoriche, perché fa arrivare la pioggia dove meno te lo aspetti, quando meno è gradita, no? C'è quindi una categoria di personaggi della fantasia, dell'immaginazione, che ci permette di dare una risposta quando ad esempio non troviamo le cose, non trovi le chiavi, non trovi il cellulare, non trovi il portafoglio, ti viene spontaneo dire Anzakai el maske, e vedi queste cose, queste difficoltà del vivere quotidiano e le imputi come responsabilità al modo di essere e di fare delle masche. La paura tremenda, quasi come la peste, e sono le malattie della vigna, ma soprattutto la tempesta, la grandine. Io mi ricordo mia nonna, quando minacciava grandine, prendeva il ramo d'olivo e lo bruciava spargendolo nella vigna, il ramo d'olivo. Era un modo primitivo, ma alla base c'era la tradizione popolare, sicuramente sua mamma, sua nonna avrebbe fatto di difendersi attraverso il culto di una devozione, chiamiamola devozione, attraverso degli agenti atmosferici. Pensiamo, qui lo dico sempre perché bisogna ricordare le cose, qui abbiamo una frazione importante per i vini e ora anche per l'ulivo, Santa Rosalia, una frazione di Alba. E la devozione di Santa Rosalia è stata portata nell'820-830 da contadini che erano stufi della grandine dei fulmini. Santa Rosalia, siccome era la voce popolare aveva detto che era una santa che proteggeva dalla grandine dei fulmini, si eresse una cappella devozionale a Santa Rosalia, e di lì è nato un borgo dedicato a Santa Rosalia, pensate, nel cuore delle Langhe. Il Rapolé è un evento che in qualche modo viene vissuto poi tutto l'anno, perché coinvolge un tipo di turismo che ha dei riflessi e un riverbero che si trascinano sicuramente oltre il Rapolé, e di conseguenza anche per noi che lo organizziamo, come termina ci ritroviamo di nuovo a discutere su come migliorarlo, su che cosa fare per, diciamo, rendere sempre di più fra virgolette perfetto, cosa che ovviamente non potrà mai essere, ma cerchiamo di perfezionarlo, questo sì, ogni anno. Il carico del vino era un momento fondamentale, perché era il momento in cui si realizzavano i proventi di un anno di lavoro e un anno di fatica, ed era un rito collettivo, nel senso che il venditore, quindi il produttore vinicolo, offriva un grande pranzo a cui erano invitati l'acquirente, il trasportatore e tutte le persone che avevano partecipato alla vendita. È una bella tradizione, scomparsa da tempo, che però ha permesso, soprattutto in questa zona di Canelli, l'elaborazione di una gastronomia molto raffinata e molto ricca, proprio perché in queste feste, questi pranzi, c'era la necessità di ben figurare.